Fare impresa è veramente un'impresa, già in generale. In Sicilia aggela ancora di più, le difficoltà sono sempre tantissime. Il risultato che abbiamo conseguito quest'anno rappresenta un grande successo. Abbiamo voluto investire ben 200.000 euro in premi ai nostri collaboratori. Ci ha fatto questa grande sorpresa e quindi trascorreremo un sereno Natale. È un premio alla gioia del lavoro. Sono Maurizio Melfa, amministratore delegato della Make Service S.p.A. di Gela, società costituita ben 31 anni or sono. Il risultato che abbiamo conseguito quest'anno rappresenta un grande successo. Abbiamo voluto investire ben 200.000 euro in premi ai nostri collaboratori. Un bonus di fine anno che i dipendenti della Make Service S.p.A. di Gela riceveranno come premio di produttività, un premio di 200.000 euro in media per ciascun lavoratore e di 6.700 euro. Il bene che puoi fare da amministratore è tantissimo, questa attenzione al dipendente, le relazioni umane alla base che di per sé generano grande ottimismo, di fare del bene a questa terra così martoriata, la terra della mafia, della burocrazia, dei ponti che cadono. Dobbiamo dare una svolta, la possiamo dare, e allo stesso modo gli imprenditori nel loro piccolo possono fare tanto. Devo dire, io lo faccio già da 25 anni, facciamo un lavoro complicato. Se noi usciamo da questa spirale di negatività, la provincia di Caltanissetta è l'ultima a livello italiano. Questa è una mortificazione, lo è per la politica, lo è per gli imprenditori, lo è per i cittadini. Tutti insieme dobbiamo aggregarci, fare squadra e cercare di tirarci fuori dal guado dell'ultimo posto, perché noi abbiamo grandi patrimoni nascosti. Fare impresa è veramente un'impresa, già in generale. In Sicilia e a Gela ancora di più, le difficoltà sono sempre tantissime. Parli con uno che ha venduto la propria casa in cui viveva per onorare dei debiti tanti anni or sono, e quindi piano piano ha risalito la china per affermare una dignità, un orgoglio. Auguro che questo sia un esempio per gli altri imprenditori, perché siamo in un'epoca in cui, anzi, il dipendente viene sfruttato piuttosto che valorizzato. Quindi da quando lui ci ha comunicato questa notizia, cioè l'anno scorso sì, li aveva dati premi anche tanto, però quest'anno si è superato. Ci ha fatto questa grande sorpresa e quindi trascorreremo un sereno Natale. Penso che il dottore Melfa sia un esempio da seguire per altri imprenditori, perché il dipendente è soddisfatto, felice, lavora meglio e quindi poi rende di più in azienda. Questo premio sicuramente è un premio alla gioia del lavoro, perché il lavoro oggi è spesso rappresentato come un dramma sociale, invece noi vogliamo rappresentare il lavoro come qualcosa di gioioso, cioè qua si viene in azienda a lavorare la mattina con un obiettivo preciso, che è quello di produrre ricchezza. Questa ricchezza poi ha una duplice finalità, è una ricchezza che arricchisce il sentimento della persona, l'anima della persona, e quella ce la teniamo dentro. Poi c'è un'altra ricchezza che produciamo, che è quella materiale, e quella l'obiettivo è di distribuirla non per noi ma per le nostre famiglie, ma distribuirla soprattutto sul territorio. Noi come azienda distribuiamo una percentuale enorme di ricchezza per il sociale, nel settore del terzo settore, nel settore sociale, nel nostro territorio, rispetto al nostro fatturato e ai nostri utili per lo sport, perché crediamo che lo sport possa essere quel momento aggregativo dei giovani che crescono sani e creano un contesto felice. L'amministratore delegato della Make Service, Maurizio Melfa, è stato insignito del Premio Nazionale Adriano Olivetti, quale esempio di produttività imprenditoriale e solidarietà sociale. Il premio Olivetti, doppiamente soddisfatti per la tipologia del premio, del personaggio. Io dico a tutti quegli imprenditori che vivono i problemi di cercare di reagire sempre in maniera proattiva, come ho fatto io, come hanno fatto tanti altri, e soprattutto di attenzionare questo rapporto con il capitale umano, con i propri collaboratori, che rappresentano la vera chiave del successo.